mettiamo una bistecca di 1,5 cm. La meraviglia di questa materia prima è la parte grassa, che ovviamente in una cottura in padella è quello che dà il valore aggiunto al nostro piatto. È di una semplicità estrema, abbiamo solo poi una base da mettere sotto il piatto che possiamo andare a preparare. La fondiamo leggerissimamente, un pochettino di insalatina mista con le foglioline un po' carine. La saliamo leggermente, se gli diamo un filo d'olio, ma giusto per lucidare un po' la superficie delle foglie. Okay. Poi abbiamo delle fragole per dare comunque la parte acida e dolce al nostro piatto, che andiamo poi a contrastare con degli anacardi tostati. Quindi abbastanza, abbiamo il tostato, abbiamo l'acido, abbiamo il grasso, abbiamo una gamma di sapori completa, pur essendo un piatto molto semplice. Le possiamo tagliare anche in questa maniera carina, fate una S e poi fate un'altra S all'interno, che sono molto carine da mettere sul piatto. Cercate sempre di avere un rumore di pioggia, no? Quando rosolate, che richiami un pochettino il temporale. Guardate che se state facendo altro, almeno avete un orecchio alla bistecca e nel caso se sentite rumori strani. Giriamo, ok, e lo impiattiamo, quindi abbiamo questa sorta di bistecca alla griglia. Mi piace molto abbinare la senape sulla griglia. E l'ultimo condimento non è nient'altro che un cucchiaio d'olio, sbaglio, uno di aceto, aceto bianco, un po' di sale e della senape delicata, mi raccomando, quella forte è un po' troppo invasiva. Dare un tocco aromatico al piatto.